presidente. Il neosindaco Giuseppe Casson sembra che abbia dei contatti molto in alto. Giovedì scorso, la notte bianca, sembrava che ci dovesse venire giù la fine del mondo, e invece del tempo meteorologico, invece si è salvata la serata, quindi la serata insomma, è stata turisti, forestieri, gente di Chioggia in giro per la città. E va giù a Roma al comitatone, soldi non ce n'è, però torna con, speriamo, con 7 milioni e mezzo per la città. Insomma, questo sindaco ha le carte in regola per governare bene allora? Ma io credo che Chioggia è una città che ha moltissimi problemi e ha bisogno di avere un sindaco bravo. Io mi auguro che progressivamente noi andiamo a constatare che abbiamo davvero un sindaco bravo. Gli ho già detto che è stato coraggioso, che ha vinto bene questa campagna elettorale e gli faccio davvero tantissimi auguri perché possa essere all'altezza della situazione difficile che deve governare. Mi sono riproposto di non esprimere giudizi perché dovrebbero essere ingenerosi, perché la prima parte di avvio è stata solo una rigida applicazione cencelliana nella distribuzione della giunta. Da un lato il potere agli amici di Giorgio Duccio, dall'altro la parte che ha trattenuto per sé. Tolte le deleghe che fortunatamente ha tenuto per sé per il turismo e quella della cultura affidata all'esterno che condivido, non mi permetto di dire altro. Ma lo faccio con spirito costruttivo, non per essere polemico, che non è la stagione di esserlo, andremo avanti. Devo dire che parte con un buon viatico, direi però che non è neutrale o legato alla fortuna. Aver avuto chi ha lavorato per la nostra città, per portare a casa prima i 15 milioni di euro per rifare il vecchio ospedale, l'attuale nostro ospedale, aver avuto la ricostituzione dei conti correnti della URSS in maniera davvero uguale a quelli dell'anno scorso, e faremo ancora per chi abbia ancora di più. Avere quindi delle tranquillità sul piano di gestione finanziaria dell'ospedale diventa importante. Adesso si aggiungono i soldi sulla legge speciale. Non sono legati alla presenza preziosa sicuramente del sindaco in comitatone, ma sono legati al fatto che il governo di centrodestra non distingue, diventando buoni quelli che sono di centrodestra e cattivi quelli di centrosinistra. Ha fatto un atto importante proprio per dimostrare che ci tiene a governare bene, e nella misura in cui Chioggia sarà governata bene da un sindaco che non è di centrodestra, saremo lietissimi per il bene dei cittadini che questo avvenga. Quindi io li considero segnali di positività. Se poi un sindaco, come qualsiasi persona, è fortunata, giova, è positivo. Dicono che Napoleone era fortunato e quindi io sono contento, anche se ovviamente se guardo la fine non mi darebbe soddisfazione un tipo di fortuna di questo genere. Quindi considero positivo questo che è avvenuto. Mi auguro che questo sia nella capacità di trasformare le affermazioni iniziali di voler coinvolgere la città in una cosa che si verifichi davvero, perché per adesso vedo esclusivamente il contrario. All'interno di questo, ripeto, gli auguri perché tutto vada nel migliore dei modi per l'amministrazione, per il sindaco e per tutti noi che siamo cittadini di questa nostra splendida città.